Ciao ragazzi, per la rubrica HIT in pillole, oggi vediamo l'esecuzione degli esercizi per poterli inserire all'interno di un contesto HIT. Sì, perché si pensa di inserire esercizi molto pesanti, ovvio, bisogna raggiungere una certa intensità, quindi è normale inserire esercizi molto pesanti, oppure esercizi molto potenti, molto dinamici, molto veloci. Ok, sì, è ovvio, bisogna raggiungere una salita della risposta da parte del cuore come carico interno rispetto a quello che è lo stimolo, quindi il carico esterno, molto veloce. Ma come si eseguono gli esercizi per poterli inserire in un contesto HIT? Perché c'è esecuzione ed esecuzione. Per esempio, prendiamo lo squat. Se io faccio uno squat classico a corpo libero, dove semplicemente faccio un'accosciata e poi mi tiro su, questo è uno squat che come stimolo non darà molto stimolo, soprattutto da un punto di vista muscolare. Per le persone un pochettino più avanzate non ci sarà uno stimolo che mi potrà dire: ma sto facendo un HIT? Perché? Perché lo sto facendo per 30 secondi, poi riposo un tot di secondi? No, HIT è molto, molto più di questo. L'esecuzione deve seguire quelle che sono le tempistiche di tensione continua. Vediamolo un attimo insieme. Lo squat classico è questo. Mi fermo. Ci sono queste micropause che tolgono tensione all'esecuzione dell'esercizio e quindi la tensione, non essendo più continua, non ti porta in un contesto di intensità crescente anche a corpo libero. Quindi se il tuo intento è fare uno squat a corpo libero ma inserirlo in un contesto di HIT, lo squat lo devi fare così: giù, su, giù, su, giù, su. Questo. Non ci sono pause, io cambio direzione andando direttamente dalla fase concentrica alla fase eccentrica. Non ci sono pause di lockout né articolare né tendineo né muscolare. Quindi quando vuoi inserire un determinato esercizio dentro un contesto di HIT e raggiungere una tensione meccanica utile a stimolare il muscolo affinché cresca o si definisca meglio, non fare minimamente nessun tipo di pausa. Ma prima di salutarti ti faccio vedere un po' gli esercizi fondamentali, chiamiamoli così, a corpo libero, facendoti vedere la differenza tra HIT o non HIT, perché anche questo determina se stai facendo un HIT oppure no. Ah, e piccola postilla, l'HIT si può fare anche con i sovraccarichi, ma lo vedremo in un'altra pillola. Certo, di esercizi avremmo potuto vederne chissà quanti, ma mi limito a questi tre fondamentali dell'allenamento a corpo libero. In futuro vedremo esercizi magari con i sovraccarichi che possiamo determinare come esercizi utili in un contesto di HIT. Quindi per adesso questi tre esercizi fondamentali, chiamiamoli così, anche se ce ne sono veramente un'infinità, li riteniamo sufficienti. Se hai domande sono a tua disposizione nel box commenti. Mi raccomando, iscriviti, metti like e condividi se pensi che questo video possa essere utile anche ad altri che dicono di fare HIT, ma in realtà non lo stanno facendo. Da Sprech è tutto, ciao!